gare giocate in questo campionato, il Trissino in questo momento è nono in classifica con 7 punti in 6 partite, 2 le vittorie, un pareggio e ben 3 sconfitte consecutive arrivate settimana scorsa rispettivamente in sequenza con Follonica, Lodi e Breganze. Fino a questo momento il bilancio dei gol fatti e subiti è ancora in leggera positività, 25 gol fatti, 23 subiti. Scandiano invece è partito alla grande, quinto in classifica con 10 punti, sebbene in coabitazione con il Sandrigo, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. E in questo caso 24 di gol fatti, 19 quindi subiti, quindi una statistica che è addirittura migliore rispetto a quella di Trissino. In campo ci aspettiamo tanti gol perché sono due squadre che fanno della fase offensiva una delle proprie principali caratteristiche. In questo momento il Trissino ha Garcia a quota 6 gol, Greco 5, Malagoli e Faccin 4, Diogo Neves a 3, Ventura 2, Dal Santo ad 1. Per quello che riguarda invece lo Scandiano, ovviamente è spauracchio, manco a dirlo, il Tata Tataranni, 9 gol per lui fino a questo momento, 6 quelli invece di Festa, 3 per Gelmapaz, 2 rispettivamente per Ballestrero, Coi e Franchi. Ricordiamo che lo Scandiano per il Trissino è oggettivamente una bestia nera, in quanto nella passata stagione su 2 partite in campionato si arrivarono altrettante sconfitte per la squadra allenata l'anno scorso, lo ricordiamo, da Manel Barceló. In casa qui al Paladante 5-1 per Scandiano, al ritorno invece in terra emiliana 4-1 per Scandiano, dunque un avversario oggettivamente ostico tradizionalmente per il Trissino. Andiamo a vedere insieme quelle che sono anche le formazioni ufficiali di questa partita, che lo ricordiamo sarà arbitrata dai signori Stallone e Rago. Lo Scandiano va in campo con l'85 Verona, l'87 Ballestrero, 23 Coi, 9 Franchi, 21 Festa, 8 Tataranni, 5 Busani, 17 De Pietri, 1 Vecchi e 96 Gelmapaz. Allenatore ovviamente il signor Roberto Crudeli. Per quello che riguarda invece il Trissino, risponde con il numero 54 Català, 5 Faccine, 6 Malagoli, 7 Schiavo, 21 Greco, 53 Dal Santo, 66 Ventura, 74 Diogo Neves, 84 Garcia e 13 Zen. In panchina allenatore ovviamente Sergio Silva. Trissino sta vivendo un momento molto particolare. 3 sconfitte di fila non erano messe in preventivo in questo avvio di stagione, c'è tanta voglia di riscattarsi, ovviamente ci sarà anche quel pizzico di tensione derivata da un momento, come dicevamo, oggettivamente delicato, ma ci aspettiamo veramente di vedere una bella partita, perché comunque queste che si affrontano questa sera sono 2 squadre che sanno divertire e divertirsi, per cui noi ci aspettiamo veramente di assistere ad una bella partita. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante nella nostra chiacchierata che proseguirà tra pochi minuti, andiamo alla postazione e spiccheraggio per andare a presentare anche al pubblico del Paladante questa partita, e ci ritroveremo qui tra pochissimi minuti per raccontarvi quelle che speriamo saranno tante emozioni per questo Trissino Scandiano, partita valida per la 7ª giornata del campionato di Serie 1. A tra poco. Grazie.
allora salutiamo con un bel applauso la formazione ospite di Scandiano. E adesso accogliamo con un grande applauso i nostri ragazzi del Cesso Vivissimo. Iniziamo ovviamente dagli ospiti Hockey Roller Scandiano.
87 Balestrero, 5 Musani, 23 Coi, 21 Festa, 9 Franchi, 96 Gemma Paz, 17 De Pietri, 8 Tataranni, 1 Becchi, 85 Verona. Allenatore del signore Roberto Crudeli. GS Hockey Cristino 54 Via Catania 5 Alessandro Faccin 6 Andrea Maradoli 7 Filippo Schiavo 21 Alberto Greco 53 Stefano Del Santo 66 Reinaldo Ventura 74 Diogo Neves 84 Emanuele Garcia 13 Elia Zen il nostro allenatore Sergio Silva dirigono l'incontro il signor Sergio Nicoletti ai 45 secondi Paolo Capitanio signore e signori questa è Scandiano Cristino forza Cristino E allora, cari amici sportivi, siamo di nuovo qui, pronti per andare a raccontarvi questo match delicatissimo tra Trissino e Scandiano, una partita, lo dicevamo in sede di presentazione, molto molto complicata, molto difficile, densa di contenuti anche dal punto di vista emotivo ed emozionale. In casa GS Hockey Trissino c'è poco da girarci attorno, saremmo ipocriti se non lo diremmo. Effettivamente il Trissino sta vivendo un momento che oggettivamente è complicato. E la squadra ha raccolto meno di quanto ci si sarebbe aspettati in sede di campionati, diciamo di prestagione, diciamo così, di presentazione della stagione. E adesso ovviamente tempo c'è tutto per ritornare in pista. Ovvio è che bisogna fare la classifica, bisogna fare punti e cercare di riavvicinarsi alle primissime che stanno via via cercando la prima fuga stagionale in testa alla classifica. Dicevamo invece di uno Scandiano che sta rispettando quella che era una tabella di marcia che vedeva la formazione emiliana alzare sicuramente l'asticella rispetto al passato, ha messo insieme un roster di indubbia qualità, di indubbia solidità anche fisica, come possiamo vedere dalle queste prime immagini che ci arrivano dal Paladante, al di là di un giocatore fisicamente non prestante ma delle indubbie doti tecniche come Tataranni, il resto del quartetto è rappresentato da giocatori molto fisici come Balestrero, Coi e Gelma Paz. Adesso è proprio il Scandiano a cercare la prima sortita offensiva, ma recupera palla il Trissino, lo pagano alle faccine. Ventura la forza, ci arriva sul primo palo con il gambale Verona e va a sventare questo primo pericolo per la porta di Scandiano. È stata una veloce ripartenza quella di Trissino con Faccin che ha liberato Orei Ventura, la palla però non ha voluto sapere di entrare. Adesso vediamo come ripartirà nella gestione di questo possesso Trissino, che inizia con una formazione molto sbilanciata con Ventura, Faccin, Garcia e Diogo Neves. D'altronde è una partita nella quale non si può sbagliare per la truppa di Sergio Silva. Un ambiente teso, non potrebbe essere altrimenti, ma il pubblico del Paladante ha risposto in maniera senza dubbio positiva. Buona il numero delle presenze qui al Paladante stasera, con anche l'armata trissinese che sta sostenendo fin dal primo
minuto i propri beniamini che stanno attraversando un momento di difficoltà, ne vogliono uscire quanto prima. Ventura, la finta per Faccin, si allarga Faccin, buona la marcatura da parte di Coi, si deve ripartire da Ventura, il giro pallina non si intende stavolta con Eves, è un po' di tensione, lo dicevamo, era preventivabile, dunque qualche pallina persa in maniera piuttosto banale per il Trissino, ma ci può stare, l'importante è dare continuità comunque alla propria manovra di gioco. Attenzione però, Tataranni aveva provato a sorprendere la difesa del Trissino, il in questo caso sta comunque cercando un pallino. Tataranni, poi Elma Paz, lo ricordiamo, la protagonista nella sua prima con un ottimo Faccin, ripartenza, ci prova Faccin, la pallina non arriva per poco, deviazione vincente da parte di Garcia Scandiano che si salva in questa occasione. Balestrello arriva Paz, la sponda, il momento di Balestrello, c'è Ventura su di lui, va Paz, supera la linea mediana del un intercetto Garcia, uno contro uno di Ventura, Ventura, rete! Orei, Ventura, 1-0! Gol del Trissino! La sblocca il 66! Orei, Ventura! E dunque si sblocca subito la partita con il Trissino in raggio per da lontano adesso il Trissino con Ventura per Diogone, sua percussione sull'auto di destra, si salva Verona, ma ancora pericoloso il Trissino che ha iniziato con un piglio sicuramente diverso nelle ultime partite. Tanto ci segnalano qualche piccolo problema tecnico nella trasmissione dell'immagine. Noi comunque andiamo lo stesso, continuiamo a parlare.
che riapre di fatto subito la partita. È durato pochissimo il vantaggio di due gol, se non altro, da parte del Trissino, che alla prima, forse mezza disattenzione difensiva, è stato punito da un estremamente cinico Scandiano che alla prima vera opportunità ha avuto il cinismo per superare Català e portare la propria squadra a dimezzare le distanze. Tanto dovrebbe essere ripartito il segnale, dovremmo essere nuovamente online, e dunque vi ricordiamo che in questo momento siamo con il Trissino in avanti 2-1, il gol di Ventura all'1:30, il raddoppio di Garcia al 6:20 e adesso al settimo minuto il gol di Coi, che ha dimezzato lo svantaggio per Scandiano alla prima vera opportunità offensiva per la formazione ospite. Vediamo adesso il Trissino come reagirà a questo gol subito, considerato il momento delicato. Vediamo subito un alza e schiaccia da parte di Diogo Neves, che però non è riuscito a trovare la porta di Verona, ed è sfumata l'azione. Va Ventura, forza Ventura! Viene fischiata però una irregolarità al Trissino, che recupera subito la pallina. Un po' di disattenzione adesso con Ventura e Neves, che non si capiscono bene. Attenzione alla ripartenza di Scandiano con Balestero, fuori per Tataranni. Tataranni sull'out di destra, gioca molto bene Tataranni, la solita classe del numero 8 di Scandiano. Provato il servizio al centro da parte di Gemma Paz, e adesso va a mantenere il possesso della pallina. Coi, il blocco di Balestero, Tataranni fuori ancora per Coi, lotta molto il Trissino adesso in fase difensiva, ha un atteggiamento sicuramente propositivo. Intanto si fa sentire coach Crudeli sulla panchina di Scandiano. Ventura lascia a Faccin. Nessun cambio ancora fino a questo momento nelle file del Trissino, con mister Sergio Silva che si affida al quartetto composto da Neves, Ventura, Garcia e Faccin. Mi smentisce subito coach e Silva, perché entra per la prima volta nella partita Andrea Malagoli con la maglia numero 6 del Trissino. Va a riposare Faccin, subito l'inserimento da parte di Malagoli, ma non è riuscito a dare precisione alla pallina e dunque è sfumata questa azione. Garcia per Ventura, la girata ancora per Garcia, ma buona la giocata difensiva da parte di Balestero. Si esauriscono i secondi di disposizione di Trissino, dunque sarà Scandiano adesso a poter ripartire con il possesso di pallina. Una partita che sapevamo, l'avevamo detto in sede di presentazione, sarà lunga e ricca di emozioni. Due squadre che stanno vivendo un momento diametralmente opposto. Vola intanto Coi in un contatto con Garcia, non giudicato irregolare da parte del duo arbitrale. Proprio Coi, ancora francobollato da Garcia, i due se ne stanno dando di santa ragione. Rimane in piedi Coi e la alleggerisce bene per Paz. Qualche sportellata tra Ventura e Tataranni. Ci prova, la pallina la recupera Neves, ma la non è riuscito a sfruttare nel miglior modo possibile. Infatti gliela porta via Paz. Tataranni, prova Tataranni, si salva Català. Su questa conclusione da fuori del Tata, che ha provato a sorprendere il portiere spagnolo non riuscendoci, si è dovuto allungare sulla sua destra Adrià Català, che adesso chiede un mini time out per andare a sistemarsi la visiera protettiva del caschetto. E d'altronde il Trissino ha questi momenti in cui concede qualcosa di troppo agli avanti avversari. Anche in questo caso è stata data forse un pizzico di libertà di troppo a Tataranni. Paz, Tataranni stesso adesso in possesso di pallina, ci prova ancora, è ottima
la giocata difensiva da parte di Ventura, ma Scandiano ci sembra aver preso un po' le misure di un Trissino che era partito con il piglio giusto e adesso sta calando leggermente nella propria intensità di gioco. Attenzione, arriva Paz, finta la conclusione, è entrato anche Greco adesso, prova l'alzo e schiaccia! Si salva Català in due tempi. Malagoli fuori per Ventura, Greco la prende, si affida ancora a Malagoli, Diogo Neves, giro palla veloce ora degli uomini di Silva che provano a rialzare nuovamente il ritmo del loro gioco, ma perde pallina adesso il Trissino con Malagoli che però con grande determinazione recupera questa pallina. Malagoli, no look per Ventura, area di rigore, la pallina dentro, non la trova Diogo Neves per una questione di centimetri. Ancora Diogo, 28 secondi per andare alla conclusione, dietro la porta c'è Ventura, deve ripartire da un compagno, lo trova in Malagoli nella propria metà campo, accelera Malagoli, c'è Paz su di lui, anzi è Balestrero, dietro la porta Malagoli, vediamo cosa inventa, prova lo scarico per Greco! 3-1! Gol del Trissino! Con l'assistenza di Andrea Malagoli ha segnato il numero 21, Alberto Greco! E dunque Trissino che si riporta avanti di 2 all'undicesimo minuto, ha segnato Alberto Greco su perfetto assist di Malagoli. Che bella azione, che bella azione. E d'altronde quando gioca così il Trissino può far male davvero a chiunque. Non c'è un attimo di tregua, dentro anche bomba dal Santo adesso in casa Trissino con Ventura che va a rifiatare un po' in panchina. Balestrero. Tatarani dentro! Mamma mia! Che opportunità per Balestrero, non è riuscito però a trovare la porta difesa da Adrià Català e dunque è svanita questa opportunità offensiva per Scandiano che non ha nessuna intenzione di uscire dalla partita, anzi, ma è un Trissino comunque convincente quello che sta giocando adesso questa fase centrale del primo tempo, avanti di 3, Diogo, molto bene, fuori per Malagoli, finta la conclusione, lascia, la tiene dietro la porta, Malagoli, è entrato anche Festa, Malagoli, questa volta viene ravvisata una irregolarità commessa da Malagoli, una partita molto corretta fino a questo momento, un fallo di squadra per il Trissino, 3 falli di squadra per Scandiano, ma veramente una partita oggettivamente molto corretta fino a questo momento. Tataranni, il blocco forzato, si gira Balestrero, trova ancora presente Català, va adesso Albi Greco, Malagoli da fuori, lascia per Neves, dal Santo in parallela per Malagoli che perde però la pallina permettendo così a Scandiano di andare in ripartenza. Festa, altro giocatore di grandissime doti realizzative che qui a Trissino ha sempre saputo far male. Attenzione, ci prova adesso Scandiano, Balestrero. Recupera palla il Trissino e va in ripartenza. Rettifichiamo, il giocatore è entrato, non è Festa, ma è il capitano Franchi. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori. Piccolo refuso. Malagoli. Bomba. Bomba, 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 bomba. La mette dentro. La respinta da parte di Verona. E recupera palla Franchi adesso, andando a ripartire, la lascia a Festa, dentro per Tataranni, leggermente arretrato il passaggio dell'ex giocatore di Viareggio, non si intende molto con Tataranni, ma è ancora possesso Scandiano. Franchi, Tataranni studia
il posizionamento dei compagni, la dà dietro la porta per l'inserimento di Festa. Fallo commesso da Albi Greco, che si va subito a scusare in maniera assolutamente corretta, gesto subito di fair play. Tanto qualche protesta da parte di Scandiano nei confronti del duo arbitrale, volevano un cartellino blu per questo intervento di Albi Greco, non ritenuto degno di un provvedimento disciplinare con il cartellino blu. Dunque si continua a giocare 11-17 alla fine del primo tempo qui al Paladante di Trissino, con il Trissino che è avanti per 3-1 nei confronti di un comunque ottimo Scandiano. È una partita che è ben lungi dall'essere conclusa, anzi siamo sicuri che ci regalerà tantissime emozioni da qui al proseguo della gara. Ricordiamo i marcatori: la sbloccata Ventura, il raddoppio di Garcia, la dimezzata Coi e poi Greco su assist di Malagoli ha portato il risultato sul momentaneo 3-1 per il Trissino. Un Trissino che sta cercando di vivere nel modo migliore questo momento un po' delicato, con tre sconfitte consecutive che insomma si vedevano, si sono viste poche volte da queste parti, e quindi serviva davvero una grande risposta da parte della formazione di Sergio Silva, almeno dal punto di vista dell'approccio alla gara con Scandiano c'è stata. Speriamo che prosegua nell'arco della partita. Balestero, c'è Greco su di lui, Tata, Franchi prova a forzare, sbaglia, Malagoli in ripartenza, si salva con un colpo di reni pazzesco Verona. Che parata, era già per terra, poi è riuscito a rialzare la gamba e si è salvato. Recupera palla ora il Trissino con Diego Neves, va dentro per Greco, dietro la porta, non ha potuto sfruttare l'opportunità di tiro, si affida allora a Malagoli, dietro la porta, sponda per Diego Neves. Mamma mia, attenzione a Tataranni, uno contro uno, e gliela recupera in maniera perfetta Diego Neves. Ottima azione del Trissino, Neves dentro, non la trova Greco nel tocco sul secondo palo. Era la Malagoli, ci prova a ripartire da fuori, Diego Neves per Greco. Diogo, un controllo difficile per il giocatore portoghese, sbaglia qua, attenzione, ripartenza Scandiano, ottima la diagonale difensiva da parte di Bomba dal Santo, si sarebbe trovato Tataranni da solo contro Català. Ottima la giocata difensiva del Trissino, fuori Neves, dentro di nuovo Ventura, il capitano del Trissino. Bomba la perde, attenzione alla ripartenza di Scandiano, Festa per Tataranni, ancora ottima diagonale difensiva del Trissino con Greco stavolta. Malagoli, Greco si gira, non è riuscito a dargli troppa forza. Buona l'idea, non l'esecuzione per il numero 21 di Sergio Silva. Attenzione a Franchi dalla parte opposta, dietro la porta Franchi, ed è ancora Greco, ottimo a recuperargli la pallina e andare in ripartenza. Dal Santo la lascia dietro a Ventura, cambio di direzione del 66, Greco, chiamano un ulteriore giro pallina dalla panchina blu celeste. Malagoli dietro la porta, viene fischiato una irregolarità a Greco. 8:54 all'intervallo, 3-1 Trissino. Festa all'indietro per Balestero, Franchi, ancora Festa, Balestero, Franco bollato, Tataranni da Ventura in area di rigore. Un duello quasi comico, i due se ne stanno dicendo di tutti i colori e si stanno francobollando dall'inizio della partita. È una partita nella partita quella tra Tataranni e Ventura. Malagoli da fuori, sfiora la traversa della porta difesa da Ventura, buona la conclusione dell'ex giocatore dell'Lodi.
che adesso ci riprova ancora e costringe ancora una volta Verona ad un grande intervento. Fino a questo momento migliore in campo della gara in casa Scandiano, senza dubbio il portiere che ha tenuto a galla i suoi con almeno 4-5 interventi determinanti. Tataranni c'è dal santo su di lui, il blocco giudicato irregolare da parte di Franchi, accelera subito Malagoli, Malagoli ancora una volta, opportunità due volte, si salva Scandiano, sta attaccando a folate il Trissino adesso in questa fase della gara, ma è bella la partita perché è giocata ad altissimi ritmi da una parte e dall'altra. Viene fermato il Trissino in ripartenza, è il terzo fallo di squadra, terzo fallo di squadra commesso dal Trissino, 4 ne ha commessi Scandiano, 3 i gol della formazione di casa, 1 quella degli ospiti. L'arbitro sta cercando di far rispettare la distanza regolamentare con Scandiano che rimetterà la pallina in gioco ora. Franchi per Festa, c'è Malagoli che in maniera regolare gli ruba la pallina e va a permettere a Garcia di andare in ripartenza dal salto in mezzo a due, gliela ruba però Balestero, attenzione, contropiede di superiorità numerica per Scandiano, Balestero, la pallina danza pericolosamente sulla linea di porta, si salva il Trissino su questa folata di Scandiano. Si cercano di capire adesso i giocatori in campo col direttore di gara. Festa, Tataranni, Festa di rigore, si salva Català, ma adesso sta premendo forte Scandiano, sta accelerando Scandiano, non ha nessuna intenzione di andare all'intervallo sotto di due, la recupera però Ventura, Del Santo, Ventura in mezzo per Garcia, cade e sarà rigore, sarà rigore per il fallo su Manu Garcia. Era stata molto veloce, molto bella la triangolazione dei giocatori di Trissino e adesso ci sarà il tiro di rigore e sarà Ventura contro Verona. Ammonizione verbale per Tataranni e adesso sarà uno contro uno Verona Ventura, vediamo chi avrà la meglio su questo rigore al 18esimo. È un momento importantissimo della gara, Ventura contro Verona. La parata, ha parato Ventura, una conclusione un po' troppo centrale da parte di Ventura e dunque non riesce il Trissino a chiuderla, scivola Garcia su Franchi. Si sta animando un po' la partita, d'altronde non potrebbe essere diversamente quando ci sono in campo i giocatori di questa personalità. Ripeto, se avete la possibilità guardatevi quello che succede tra Tataranni e Ventura, perché davvero è una partita nella partita, si stanno provocando, si stanno spingendo, se ne stanno dicendo di tutti i colori. Pallina attraverso tutta l'area di rigore di Català e il Trissino può ripartire. Ricordiamo che Ventura ha fallito il rigore del possibile 4-1. Manu Garcia per Ventura, Faccin,
Garcia la tiene, c'è Malagoli dentro l'area di rigore di Scandiano, servito Faccin in mezzo per Ventura, la recupera, 15 secondi per andare alla conclusione per Trissino, Malagoli, forza Malagoli, e ancora una volta è ottima la respinta da parte di Verona, che ormai non ci sono più aggettivi, fino a questo momento è due spanne il migliore in campo soprattutto. Festa, Tataranni accelera il Tata, pallina dentro, si salva Trissino con Català, la ripartenza di Ventura, Ventura dentro per Greco, anzi per Faccina che non ci arriva per una questione di centimetri, c'è dalla porta opposta, Tataranni, 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 viene fischiato rigore per Scandiano, Faccin ha travolto Tataranni, anche in questo caso decisione a nostro modo di vedere corretta, basta davvero poco per basta un episodio per riaprire la gara, bisogna stare attenti adesso, siamo ovviamente intanto al 19:40 e dunque ci sarà rigore per Scandiano dopo che pochi minuti fa il Trissino il rigore lo ha fallito con Reinaldo Ventura. Staremo a vedere adesso come andrà questa giocata. Ricordiamo Ventura l'ha sbloccata, Garcia ha raddoppiato, Coi ha dimezzato lo svantaggio, Greco ha segnato il 3-1, poi Ventura ha fallito il rigore e adesso vediamo Scandiano con Tataranni che va a tirare il rigore contro Català, specialista contro specialista. È un momento delicatissimo della partita, rigore di Tataranni, l'arbitro fa rispettare la posizione corretta a Català, lui è pronto, fuori, si salva il Trissino, si rimane 3-1, tutto da decidere ancora, Ventura, Malagoli per Faccin, Ventura, Garcia, Faccin, buono il suo cambio di direzione, buono anche il suo blocco, Garcia adesso la tiene, Ventura, no look di Malagoli per Faccin, tiene possesso ora la squadra di Silva, Faccin per Malagoli, giro palla molto veloce adesso, 4 secondi per andare alla conclusione, Faccin, ancora, ancora e ancora, chi? Mattia Verona, Tataranni, festa, all'indietro Franchi, recupera palla Malagoli, va in ripartenza Trissino, area di rigore Malagoli, fischio, fallo in attacco, fischiato al Trissino, 5 falli di squadra Trissino, 4 per Scandiano, ricordiamo poi che il Trissino è avanti di 3-1 a 4 minuti esatti dalla fine del primo tempo, Ballestrero, Franchi, Festa, Ballestrero, Tataranni la tiene un po', fa salire Franchi, c'è Malagoli su di lui, ancora Franchi, ha un varco, Franchi, area di rigore, Trissino l'ha giocata male questa giocata difensiva, si è lasciato scappare Franchi, infatti si dispera perché era un'opportunità più che ghiotta, Malagoli, Malagoli dentro, la pallina si impenna, rimane però in campo. Time out in campo.
Minuto di sospensione. Time out in campo chiamato da Roberto Crudeli. È veramente precisamente sotto la nostra postazione, per cui abbiamo sentito che non ci è andato giù per niente leggero nei confronti dei suoi giocatori in questo time out. Vuole di più il tecnico di Scandiano dai suoi. Tanto va a riposare in panca Ventura adesso per il Trissino, dentro di nuovo Stefano Bomba dal Santo. Attenzione a Scandiano che accelera con Franchi, la parata di Català, ma sta di tutto al Paladante, non esistono più le difese. Diogo per Faccin, un momento di intensità incredibile e viene fischiato fallo a Santo. 6 falli Trissino, 4 Scandiano. Paz, festa. Balestero per Gelma Paz, la recupera ottimamente Faccin, buona la sua giocata. C'è Dal Santo, deve però ripartire perché non c'è nessuno in fase offensiva. Neves la tiene, Diogo va a servire Faccin, il giro pallina dei blu celesti stasera, giallo celesti. Neves l'imbucata per Faccin, non era andata bene. Adesso è Diogo dietro la porta a servire Malagoli, che non trova per andare a concludere. Pallina dentro che si impenna. Siamo a richiamo ufficiale per Sergio Silva, viene richiamato dal direttore di gara. Ci sembra strano, abbiamo sentito perfettamente, non ha insultato nessuno, ha chiesto solo il tocco. La tensione è tanta anche in panchina e non potrebbe essere altrimenti. 37 secondi all'intervallo, forse l'ultima vera opportunità per Scandiano. Attenzione, festa, la pallina rimane lì, un tuffo plastico di Català che va a salvare tutto. Malagoli, forse sarà il Trissino a giocare l'ultima pallina di questa prima frazione di gioco. Malagoli, Faccin,
per Dal Santo, ancora Faccin. Dieci secondi ci separano dalla fine del primo tempo. In questo momento Trissino è avanti di 2, 3-1 per la squadra blu celeste. 6 secondi, adesso forzerà la conclusione Franchi. Lo fa adesso, la deviazione. E finisce qua il primo tempo con il Trissino che va all'intervallo sul risultato di 3-1. I gol messi a segno da Ventura, Garcia e Greco da una parte, Coi dall'altra. Due rigori sbagliati, uno da Ventura e uno da parte di Tataranni. Si va all'intervallo dunque, 3-1 per il Trissino. Bene, allora tutto è pronto per riprendere il gioco in questa partita valida per la settima giornata del campionato di Serie 1 tra GS Hockey Trissino e Ubroker Scandiano. In questo momento, alla fine del primo tempo, il risultato parla di Trissino 3, Scandiano 1. Un primo tempo che è stato senza dubbio di alto livello sia dal punto di vista dell'intensità che anche poi delle giocate dal punto di vista tecnico, e dunque ci aspettiamo, auspichiamo che questa ripresa possa ricalcare i canoni della prima frazione di gioco. Ovvio è che il risultato in questo momento arriva al Trissino, ma la partita è ben lungi dall'essere conclusa, anzi abbiamo visto tante volte in questa stagione come il Trissino i secondi tempi li abbia subiti parecchio. Vedremo se ha superato quella che era una lacuna piuttosto evidente che ha costato molti punti in classifica finora. Coi va a lottare con lui Greco, la pallina è ancora per il giocatore di Scandiano, fuori per Festa, lascia Ballestero. C'è Festa su di lui, si sporca il possesso Greco, la palla colpì addirittura il palo della porta di Català. Adesso il Trissino può riandare in contropiede con Greco, cerca di aumentare il volume del proprio gioco, ci ha provato Manu Garcia a forzare un po', non è riuscito però a trovare lo specchio della porta e dunque si ripartirà nuovamente con il possesso della pallina per Scandiano. Tentativo, si salva Català. Ripartenza Trissino con Garcia che non riesce a deviarla sul secondo palo. Ancora Garcia, ci ha provato il Trissino ora ad alzare un po' l'intensità del proprio gioco. Greco, traversa di Greco, il legno ha detto di no alla giocata di Albi Greco. Bomba Dal Santo, la pallina danza sulla linea di porta ma non ne vuole sapere di entrare. Ballestero. E dunque il Scandiano ci sta provando con Festa che cade
si lascia però andare un po', va dalla parte opposta a Garcia dal Santo, ottima giocata difensiva da parte di Tataranni. Garcia, Neves, alto il minutaggio per il portoghese stasera. Greco inserisce Garcia, la lascia proprio per Neves. 22 alla fine della partita, sono suonati i primi 3 minuti della ripresa. Neves da dietro la porta, irregolarità commessa da Verona. Si fa sentire l'incitamento del pubblico di Trissino, cade in area Garcia, poi ripartenza, gli sporca lo scarico Neves, palla dentro per Tataranni, occasionissima, cade Tataranni, non c'è niente secondo il direttore di gara, vediamo cosa sceglie il direttore di gara, mi sa che Tataranni si è lasciato andare a qualche parolina di troppo, e così è, perché si becca il primo blu della partita, lo aveva avvisato nel primo tempo il direttore di gara, si è lasciato andare a qualche parolina di troppo da Tarandi e dunque sarà cartellino blu per lui. Tiro diretto per il Trissino, blu come dicevamo a Tataranni. Se ne sono dati i primi 3 minuti della ripresa. Vediamo, potrebbe essere Garcia ad andare al tentativo di realizzazione al terzo della ripresa. Garcia contro Verona. Tutto pronto, Garcia contro Verona. Parte Garcia, 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 sbaglia, se l'ha giocato male il Trissino questo tiro diretto. Adesso ovviamente però il Trissino ha 2 minuti di superiorità, è Scandiano però a tenere la pallina con Festa, la perde, viene dato rigore, rigore a Scandiano per un fallo di Del Santo su Festa. Noi non abbiamo visto benissimo, ma ci sembra un provvedimento abbastanza generoso. 3:30, rigore per Scandiano e dunque sarà Coi contro Català. Tutto è pronto, il tiro, la parata, doppia parata di Català. Miracolo di Català che si prende il 5 da tutti i suoi compagni e ha salvato una opportunità pericolosissima, perché anche dal punto di vista psicologico prendere gol in superiorità numerica sarebbe stato veramente qualcosa di deleterio per il Trissino, che rimane avanti di 2, si è salvato e adesso è in vantaggio di un uomo. Greco dietro per Neves, dal Santo, Neves per Greco, dal Santo da dietro c'è Greco, difende basso Scandiano, gira palla Neves, la forza non trova la porta, 15 secondi ancora per concludere l'azione offensiva, 10 adesso Greco, bisogna forzare il blocco di Dal Santo, Neves, alta, alta sopra la traversa, alta sopra la traversa, non è riuscito a trovare la porta il Trissino in questa giocata in superiorità. Cerca di tenere la pallina più lontana dalla propria area di rigore, ovviamente adesso Scandiano, ma la perde,
va Neves in ripartenza, c'è spazio per Ventura dal Santo, ancora Ventura, c'è spazio dentro, viene fischiato un fallo a Garcia, non sta sfruttando bene le proprie opportunità il Trissino in questa fase, perde la stecca, perde il bastone dal Santo e poi va a commettere fallo su Festa. Attenzione anche alla variabile dei falli di squadra adesso, che sono 7 per il Trissino, 4 invece quelli commessi da Scandiano. Ballestero per Festa che perde la pallina, può andare adesso il Trissino a giocarsi forse l'ultima azione in superiorità. Diogo per Ventura, controllo impreciso da parte di Dal Santo, Neves Dal Santo, Ventura, c'è spazio per Neves, la prova, si salva Scandiano, Ventura da fuori per Neves che la va a forzare e si esaurisce la inferiorità numerica non sfruttata dal Trissino. Ha difeso molto bene Scandiano e il Trissino non è riuscito a sfruttare le opportunità. Si ricomincia a giocare in superiorità, anzi in parità numerica, scusate. Ventura dentro! Cosa? Mamma mia, non è arrivato il gol per questo 12 centimetri da parte di Malagoli, ma siamo già dalla parte opposta. Festa! C'è Dal Santo su di lui. Coi, viene fischiato il fallo. E siamo a 8. Dicevamo che la variabile dei falli sta diventando molto pericolosa in casa Trissino. La botta di Coi e adesso è il momento di soffrire per il Trissino, c'è da soffrire perché Scandiano in questa fase iniziale della ripresa sicuramente metterà in campo il massimo della propria propensione offensiva per cercare di rientrare in partita. Cade Malagoli, non viene fischiato il fallo, attenzione a Franchi, lo franco bolla Ventura e si salva il Trissino, ma tanti varchi là dietro. Diogo fuori per Dal Santo, Ventura la lascia per Neves che arriva, fuori per Ventura, blocco di Neves, Ventura dietro la porta per Malagoli che non la trova, va a lottare adesso con Ballestero che la riesce a mantenere. Coi, palla dentro, attenzione per la possibile schiacciata da parte di Festa che non arriva. Festa dietro la porta, Dal Santo lo prende, la tiene lì, buona giocata di Festa, molto buona, va a Franchi, la parata di Català col guantone. Franchi, giocata, non supera però Dal Santo, si può andare in ripartenza ma si preferisce non accelerare troppo e giocare un po' col cronometro. Ventura per Dal Santo, Dal Santo a spazio, prova a dialogare con Malagoli, Malagoli tiene la pallina, Malagoli non riesce a trovare il pertugio sotto le gambe di Verona che si salva. Attenzione a Coi, cade per il fallo di Malagoli. Intanto l'arbitro va a richiamare verbalmente i giocatori del Trissino. Siamo a 9 come falli di squadra, si sta esaurendo il bonus per il Trissino.
17:43, la fine della partita. La partita sta diventando di una intensità spaventosa dal punto di vista fisico adesso, con gli arbitri che stanno faticando parecchio a tenerla in mano, tenerla in pugno. Parecchia tensione da una parte e dall'altra. Dal Santo. È rientrato Alberto Greco nelle file del Trissino. Il suo è stato il sesto gol della sua stagione. Dal Santo per Greco. Greco da fuori, questa è un po' forzata, ma la recupera Malagoli. Ha provato un alza e schiaccia, troppo alta però. Malagoli se la prende un po' con i compagni di reparto, vorrebbe una maggiore attenzione nella fase difensiva, perché il Scandiano è tutt'altro che fuori dal match. Franchi su Balestrero, poi buono l'intercetto di Malagoli stavolta, va in ripartenza Diogo per Dal Santo, preferisce non rischiare e si riparte nel giro palla con Malagoli. Dal Santo, area di rigore, non vuole forzare, si limita a fare possesso. La botta di Greco, ci ha provato sulla respinta Malagoli, pallina però che non ha inquadrato lo specchio della porta, adesso permette a Scandiano di riorganizzare una nuova predisposizione, una nuova salita offensiva. Festa per Franchi. Balestrero, poi 16 alla fine, la recupera bene Malagoli in fase difensiva, la tiene Greco, c'è Neves, area di rigore per Neves che la tiene con pazienza senza accelerare. Malagoli, buona azione di Dal Santo per Malagoli, dentro ancora Dal Santo che cade in area di rigore. Gioco durissimo, attenzione alla ripartenza di Scandiano con Balestrero, c'è Coi contro Dal Santo, Coi si butta dentro e trova un gran gol davvero da parte di Coi, che riapre tutta la partita. Il gol di Scandiano messo a segno dal numero 23 Coi. Al nono dunque Coi trova il gol del 3-2. E lo dicevamo che era un momento chiave della gara. Chiama time out Sergio Silva, che non è per niente calmo. Diciamo che è stato un time out abbastanza alto dal punto di vista acustico. Sergio Silva, lo sappiamo, il carisma che ha, il carattere che ha, ha cercato di trasmetterlo in questo time out alla sua squadra. Certo è che quando qualcuno ti fa un gol come questo puoi solo applaudire, perché Coi veramente ha realizzato un gol di rara bellezza, ma c'è da dire che il Trissino si è fatto scoperto ancora una volta, ha subito un gran gol da parte di Coi, ma ha concesso l'opportunità per arrivare a tirare verso la porta di Català. E adesso vediamo il Trissino come reagirà a questo momento di difficoltà. Neves, Malagoli per Dal Santo, cambio di direzione di Dal Santo, non c'è spazio. Neves, Dal Santo potrebbe provare la conclusione, non lo fa. Malagoli, finta di Malagoli,
dentro per Dal Santo che non la trova per questione di centimetri. È rientrato Tataranni nel momento decisivo della partita. Gelmapaz, Ballestrero, Coi, e adesso Scandiano sa che è il momento per cercare di pareggiarla. Qua mi sembra che ci sia stato un tocco provvidenziale da parte di Català, e intanto Malagoli ha un gesto di stizza, cerca di riprendere i suoi compagni. Greco si salva dalla marcatura di Balestrero. Neves, Dal Santo, Malagoli sull'auto di destra, c'è Greco, Dal Santo, Greco dentro per Malagoli, non ha la possibilità di tirare, deve ripartire. Greco ha un pizzico di spazio, si affida allora a Neves. Dal Santo fuori per Malagoli, prova a entrare in area Malagoli, non ha una giocata semplice Malagoli, non c'è spazio, gli chiude lo spazio il portiere. Cade Dal Santo, non c'è fallo secondo il direttore di gara. E adesso è dura anche per gli arbitri tenere gli animi calmi, eh? La partita si sta infiammando letteralmente da una parte e dall'altra. Balestrero per Tataranni, e adesso vediamo uno Scandiano molto molto determinato, dentro per Coi, salva ancora Català che gioca una sorta di ultimo difensore. Greco fuori Dal Santo, dentro Ventura, la tiene Diogo, pallina dentro, si salva Verona. Attenzione alla ripartenza, 3 contro 2 di Scandiano con Balestrero che non la trova, va in ripartenza Malagoli, c'è Greco leggermente arretrato per Ventura che deve controllare prima la pallina, serve per Malagoli, la pallina rimane lì, non la trova, è ancora però possesso Trissino. Bella partita adesso, Diogo per Ventura, la forza Ventura, respinge ancora Verona, arriva a prenderla Greco che si alleggerisce su Ventura, Tataranni su di lui, la scarico sul secondo palo, non c'è arrivato Malagoli, giocata di Gelmapaz, attenzione per lo Scandiano, pallina dentro che poteva diventare molto pericolosa. Balestrero ne salta due, buona giocata di Balestrero, ma altrettanto buona la giocata difensiva di Greco che va dalla parte opposta, c'è Neves dentro per Greco, non la sfrutta il Trissino questa opportunità. Attenzione alla ripartenza, Tataranni la tocca in maniera piuttosto fortunosa, Ventura, Silva è una furia in panchina. Una furia, veramente. Greco dietro porta, si affida a Garcia che è rientrato adesso in campo a 11.52 dalla fine della partita. Trissino 3, Scandiano 2. Greco chiama in causa Neves, Greco sta difendendo in maniera molto organizzata Scandiano, si esauriscono i 45 secondi a disposizione per l'azione offensiva del Trissino. Adesso riparte il possesso di Scandiano col Tata, lo va a prendere Diogo Neves, Coi dalla parte opposta, Paz per Balestrero, Coi fuori ancora per Paz, Tataranni in mezzo a due, buona la sua finta di corpo, va dietro la porta, ha provato un alza schiaccia, salva Català, la pallina rimane lì,
in mischia il Trissino si salva. Neves per Greco, Garcia, Ventura, Neves con la Ventura, ha provato il servizio in mezzo per Neves che non ci è arrivato. Adesso in mezzo a due subisce un fallo ed è il provvedimento di blu per Coi, cartellino blu per Coi in questo fallo, opportunità per il Trissino, blu a Coi quando siamo al 14° minuto del secondo tempo e adesso sarà tiro diretto per Ventura. Altro momento importantissimo della gara. C'è un'aria di tensione al paladante che si può tagliare con un coltello, veramente. Questo tiro diretto è di importanza vitale per la partita, ma non solo. Parte il direttore di gara, la parata! Para Verona. Adesso superiorità per il Trissino, 2 minuti di superiorità numerica. Faccin. Ventura. Faccin. Greco. Fuori per Garcia. Circolazione abbastanza lenta da parte del Trissino. Faccin! Salva tutto Gelma Paz per uno scandiano che sta difendendo con le unghie e con i denti. Pallina che arriva a Tataranni, scarica a occhi chiusi per Balestrero che ovviamente cerca di stare più lontano possibile dalla propria area di rigore. Tataranni gioca molto bene scandiano con l'uomo in meno adesso. Paz, attenzione, area di rigore, Paz! La recupera il Trissino. Greco per Ventura, ancora superiorità per il Trissino, si difende basso scandiano. Una manata su Ventura, non ravvisata. Greco, la finta, Faccin, non la riesce a controllare Garcia, c'è Ventura. 12 secondi per andare al tiro, la para, la respinge Verona, area di rigore per Garcia, salva ancora Verona, non vuole entrare, non vuole entrare la pallina. Greco la tiene, manca poco e poi infatti rientra Franchi, non è riuscito il Trissino a sfruttare la superiorità. Garcia, Ventura, lascia per Garcia ancora, Faccin, 8 minuti alla fine della gara, una vita e mezza come diciamo spesso. Ventura per Faccin, Greco ha una possibilità, Greco non la trova, gioca molto rapido scandiano, attenzione a Tataranni, non riesce a passare su Ventura. Garcia per Faccin, controllo difficile del numero 5, lascia a Greco, pallina dentro, la recupera bene scandiano, attenzione alla ripartenza di Balestrero. Tataranni se la allunga un pelo e non può accelerare, dunque può posizionarsi la difesa di Trissino, blocco di Franchi, Tataranni parla dietro, c'è sempre Ventura su di lui. Balestrero su Franchi, imbucata per Balestrero, si gira ma lascia l'incombenza a Capitan Franchi,
15 secondi per andare nel tiro. VIP ci prova Ballestrero. Catarani si gira, la respinta col guantone da parte di Català, e nuovo possesso pieno per Scandiano, che adesso sta alzando il ritmo del suo gioco. Chiama Paz, buona difesa da parte di Faccin. Tataranni scivola e viene fischiato il decimo fallo. Si poteva gestirla meglio questa opportunità, perché Trissino di fatto ha regalato il decimo fallo e quindi un tiro diretto a Tataranni, che nel primo tempo ha sbagliato un rigore, difficilmente sbaglia due volte. Vediamo un attimo. 6:40 alla fine. Tataranni contro Català. Tutto pronto, Tataranni contro Català per il 3-3, che arriva. Vediamo un po' cosa ha ravvisato il direttore di gara. Non è entrata, e si salva il Trissino, ma sta rischiando tantissimo la squadra di Sergio Silva. Dal nostro punto di osservazione non avevamo visto bene dove aveva sbattuto la pallina. L'illusione della nostra postazione era quasi stata quella del gol, però insomma l'arbitro era meglio posizionato, deve aver visto bene. Quindi si rimane 3-2 a 6 minuti e 35 dalla fine della partita. Tanto c'è un conciliabolo simpatico tra ex compagni di squadra a Viareggio, come Festa e Ventura, che l'anno scorso hanno sfiorato un titolo insieme. Garcia, era buona l'idea dello scarico per Ventura, ma legge benissimo la giocata Franchi. Attenzione, ripartenza Scandiano, opportunità per Ventura, grande giocata difensiva di Orai Ventura, ma la pallina è ancora per Scandiano. Che intensità di gioco adesso, sono saltati tutti gli schemi. 6 minuti in cui può succedere veramente qualsiasi cosa. Malagoli da dietro la porta, all'indietro per Ventura, si affida a Faccin. Malagoli, cambio di direzione, in parallela per Garcia, dietro la porta per Faccin, lo va a prendere Tataranni. Vediamo cosa prova Faccin, non ha una soluzione facile e ha solo 15 secondi per andare alla conclusione. Garcia si inserisce, Ventura da lontano, il blocco di Garcia non riuscito, 4 secondi per andare alla conclusione. Attenzione a Festa, contropiede Scandiano, opportunità per... Mamma mia, lo scarico di Tataranni era perfetto per Ballestrero, che però non è andato fino in fondo sul secondo palo. Faccin, la deviazione di Festa, ma non è finito il possesso del Trissino, che ci prova ancora con Ale Faccin. Malagoli, Garcia in mezzo a due, la recupera Malagoli, opportunità, Garcia, rete! Manu Garcia, 4-2, gol del Trissino! Con il numero 84, Manu Garcia! E dunque arriva il quarto gol, tanto voluto, tanto sudato dal Trissino, al 20° della ripresa, e lo segna ancora Garcia, il 4-2, ed è l'ottavo gol stagionale per Manu Garcia, che in rapporto ai tiri fatti ha una percentuale realizzativa altissima.
Ci voleva per il Trissino, adesso è avanti di 2 a 5 dalla fine, ma purtroppo il campionato ha insegnato che questa partita non è assolutamente conclusa e adesso vediamo come il Trissino gestirà gli ultimi minuti di gara. Questo sport ci ha insegnato che una partita non è mai finita fino a che non è finita. E c'è timeout in campo da panchina CSO che Trissino con i blu celesti che adesso vanno a giocarsi gli ultimi 4 e 26 in vantaggio di 2 gol e ovviamente è un vantaggio, ma al tempo stesso non deve calare l'attenzione, la concentrazione da parte della squadra che nelle ultime partite in effetti ha perso diversi punti nel finale. Vediamo se ha imparato la lezione. E 26 dalla fine della partita. Vi ricordiamo ovviamente di non lasciarci a fine gara perché scenderemo velocemente in campo per proporvi a caldissimo le interviste del dopogara. Malagoli parte da dietro, Ventura a girare pallina stavolta su Malagoli, ancora per il capitano Faccin. Faccin, Ventura. La prova da lontano Ventura. Non è uscita di tantissimo, eh. 3,46 alla fine. Festa. Un po' arretrata per Franchi, che parte lontano, il capitano di Scandiano. 3,32 alla fine. 4-2 per il Trissino. Entriamo nella fase calda della gara. Franchi. Garcia va a pressare su Festa, il blocco di Franchi. Balestero dentro. Tataranni alla di rigore, Tataranni. Miracolo di Català. Ancora possesso Scandiano. Attenzione, opportunità. Mitico Català. Ancora Català. Sempre Català. Malagoli, Malagoli, Malagoli! Verona! Partita di portieri stratosferici. Ventura. Faccin. Raddoppiato Faccin. Blu a Faccin. In mezzo a due viene fischiato il blu a Faccin. Blu a Faccin al 22 e 15 e quindi sarà tiro diretto per Scandiano. Vediamo se va sempre da no, va Festa. Gli lascia l'incombenza a Tataranni, che dal dischetto stasera non è stato preciso, va a Festa, quindi altro specialista dei tiri diretti al 22 e 15. Vediamo. Festa contro Català. La bolgia del Paladante. L'ha tirata fuori, si salva ancora il Trissino che adesso però ha 2 minuti di inferiorità numerica. Ormai se ne sono andate tutte le corde vocali di coach Sergio Silva stasera, che sta vivendo la partita in maniera estremamente carnale e passionale. Festa. Tataranni, anche la nostra di voce ci sta abbandonando. Palla dentro, intercetto di Ventura. Salva ancora una volta Català.
giro pallina, attenzione Tataranni, salva tutto, ancora una volta Català, una muraglia cinese, in questo caso una muraglia trissinese. Ci scusiamo per la voce che sta andando, ma è stata comunque, andrà a finire una partita di grandi grandi emozioni, di tanta intensità, che abbiamo cercato di raccontarvi nel miglior modo possibile. Garcia raddoppiato da Festa, attenzione 3 contro. La tiene Ventura per l'inserimento di Ventura su scarico di Garcia. Buona giocata di Orei in mezzo a 4. Stavolta però il rimpallo della balaustra non lo aiuta. Preme Scandiano, Tataranni, era di rigore, Tataranni cade. Non c'è niente, secondo il direttore di gara. Festa ci prova, la tiene Malagoli e adesso è 1 minuto e 9. Malagoli, Malagoli, rete! Andrea Malagoli, gol del Trissino, con il numero 6 Andrea Malagoli. E quindi arriva la rete del Trissino del 5-2 al 23:50. 5-2 Malagoli in inferiorità, in inferiorità. Grande Andrea Malagoli, adesso però è ancora con l'uomo in meno, un minuto esatto alla fine della partita. Intercetto da parte di Garcia due volte. Trissino che sta soffrendo. Tataranni, Català, Català, sempre Català. 44 alla fine, Tataranni, 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 ancora Català, ancora Català. Ricordiamo di rimanere con noi a fine gara perché scenderemo subito in campo a farvi sentire le voci dei protagonisti del campo. Malagoli la tiene, 34 alla fine, giocata di Malagoli in mezzo per Garcia che non trova la porta per una questione di centimetri nella sua schiacciata. E adesso sale alto l'incitamento del Paladante che sta pregustando il ritorno alla vittoria dopo 3 battute d'arresto consecutive nel giro di una settimana con Follonica, Lodi e Braganze. Il Trissino adesso è molto vicino a ritornare alla vittoria e a scacciare di fatto i fantasmi dal Paladante. 22 secondi alla fine, ultima opportunità per Scandiano. Festa per Tataranni, dentro non la trova Balestrero, ancora Tataranni dentro, esterno della rete per il tentativo di Balestrero, ma siamo a 6 secondi dalla fine. Blu Aventura, Blu Aventura a 6 secondi dalla fine, Blu Aventura a 6 secondi dalla fine. A 19:54. È stato dato il blu Aventura. Malagoli e Tataranni sulla pallina. Ed è finita, 2 secondi alla fine. Garcia, ultima chance. La parata di Verona. E torna al successo il Trissino. Trissino 5. Scandiano 2. Nel primo tempo i gol di Ventura, Garcia, Coi e Greco. Nella ripresa ancora Coi, ancora Garcia e poi Malagoli per il definitivo 5-2 con cui il Trissino
batte Scandiano, scaccia i fantasmi dal paladante e ritorna alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. Noi adesso ci fermiamo qualche secondo, andremo in campo per raccogliere le voci del dopogara. Bene, facciamo una prima prova a microfono, vediamo se ci sentite, ditemi se tutto a posto, perfetto. Allora siamo con Andrea Malagoli al termine della partita con Scandiano, è una banalità dire che era una partita che valeva ben più dei 3 punti che c'erano in palio per il momento che si stava passando, quanto pesa questa vittoria, forse più a livello mentale che a livello di classifica? Sì, era importante i 3 punti, come venivano. Noi comunque veniamo da una settimana in cui non ci sono girati nel verso giusto alcuni episodi, soprattutto alla fine delle partite, invece abbiamo dimostrato adesso che alla fine abbiamo saputo tenere, abbiamo fatto anche un gol in più, 2 gol in più per finire la partita tranquilli, e questo per noi è molto importante, però da qua bisogna ricominciare per lavorare già da domani con il riposo, martedì con l'allenamento e sapere che la strada è ancora lunga, abbiamo tantissimo da fare, tantissimo da lavorare e che dobbiamo sempre impostare le partite in questo modo. Diciamo una importanza grandissima dal punto di vista mentale questa vittoria, adesso cosa può dare in prospettiva delle prossime partite? Un pizzico di serenità in più? Sì, beh, quello indubbiamente, abbiamo perso 3 partite in una settimana e questo non è mai bello, anche con un gruppo come il nostro, che siamo assolutamente un bellissimo gruppo, comunque il morale può certe volte andare un po' giù, però ormai è passato, adesso dobbiamo lavorare, sempre noi, sempre in pista e a testa bassa. Facciamo un grosso in bocca al lupo ad Andrea Malagoli per il proseguo e intanto aspettiamo coach Crudeli che ci sta raggiungendo. Allora, parliamo di una partita che era, si sapeva, insomma, tirata tra due squadre che arrivavano forse da momenti diversi. Ti chiedo una valutazione complessiva sul risultato e sulla prestazione della tua squadra. Ma no, sulla prestazione ho poco da dire. Sono le attenzioni, le piccole cose. Abbiamo regalato il primo e quarto gol in maniera assurda.
e poi tutte le occasioni create. Mi sembra di vedere che è un 10 falli a 4 e quindi questo la dice lunga sulla partita, su come abbiamo impostato, su quanto abbiamo spinto. Quindi una partita super equilibrata, venire qui a giocarla alla pari con loro è sintomo di grande forza, però troppi errori, più che altro ingenuità singole che non vanno assolutamente bene. A che punto è il processo di crescita, diciamo così, di questo Scandiano che quest'anno insomma vuole recitare un ruolo da protagonista? No, la crescita è ancora molto ampia perché i meccanismi difensivi e offensivi vanno limati ancora e quindi ci sono molte cose da mettere a posto. È chiaro che poi bisogna crescere, io lo dico sempre, bisogna avere molta umiltà, essere molto disponibili, credere in quello che facciamo molto e i ragazzi stanno facendo un buon lavoro, è importante proseguire, pensare molto alla prestazione, stasera la prestazione c'è stata, però abbiamo seguito poco quello che ci siamo detti, quindi non mi è piaciuto il non seguire la parte offensiva e difensiva che facciamo e prepariamo durante l'allenamento. Noi ringraziamo il coach Crudelli, in bocca al lupo per il proseguo della stagione, abbiamo una piacevole sorpresa. Tornato con noi per la prima volta in stagione coach Mariotti per la sua prima partita che ha visto a Trissino in questa stagione. Ti chiedo ovviamente un giudizio, se ti sei divertito intanto su questa, vedendo questa partita, un giudizio in generale su quello che hanno fatto vedere in campo Trissino e Scandiano. Sì, buonasera, ero qui per l'HP100, il progetto giovanile che ha la federazione, quindi ho approfittato e sono venuto a vedere la partita. Onestamente dal punto di vista tecnico non è stata secondo me una grande partita. Io parlo, giudico per quello che vedo e per il livello delle squadre. Credo che tutte e due le squadre, chi per motivi diversi, abbia qualcosa da limare e da migliorare. Il Trissino chiaramente è una squadra che quest'anno ha fatto degli investimenti importanti e veniva da 3 sconfitte consecutive, quindi chiaramente poteva avere delle difficoltà anche d'approccio alla partita. Era obbligata fra virgolette a vincere perché si sarebbero innescati probabilmente delle problematiche importanti. Lo Scandiano dall'altra parte è una squadra che stava viaggiando nella media di quello che credo possa essere il suo campionato e ha commesso degli errori, specialmente nel secondo tempo quando il Trissino era un pochino in difficoltà, ha sbagliato delle situazioni per rientrare in partita, poi alla fine il gol finali di Malagoli ha risolto un pochino la situazione. Credo appunto che tutte e due le squadre e in generale il campionato, a parte Lodi, abbiamo molto da lavorare. Noi ringraziamo allora coach Mariotti, è stato un piacere averla con noi. Allora, noi siamo arrivati veramente in chiusura di questo nostro pomeriggio trissinese che ha visto il GS Hockey Trissino tornare al successo in campionato dopo 3 sconfitte consecutive, una vittoria che doveva arrivare, è arrivata. Non è stata una vittoria spumeggiante, ma in questo momento cambia poco. L'importante era muovere la classifica, era lanciare un messaggio al campionato, ma soprattutto era importante lanciare un messaggio a se stessi, alla squadra del Trissino, che dunque ha vinto e adesso ha ripreso il suo percorso in campionato. Da parte nostra è davvero tutto, ci rivedremo nelle prossime partite qui al Paladante. Dunque da Nicola Ciatti, da Erika Lucato che mi ha dato una mano in regia in questo pomeriggio trissinese, a voi tutti un augurio di buona serata.